Non so se sarò all'altezza di me stesso, perché per me è una situazione insolita. Io sono un oratore, ho sempre parlato a mille persone, ma qui mi trovo in un intreccio tra idee del mondo, amici che non rivedevo da tanto tempo, compagni, relatori che hanno intrecciato la mia vita. Per me è una situazione un po' particolare, scusate, è molto difficile per parlare, insomma, in questa confusione di ruoli, di cose, eccetera. Volevo dire una cosa triste e poi passo a quella allegra. Io ho scritto a un certo punto "chi era solo funzione muore" nel calcio, ho scritto questa frase, per denotare il fatto che il carcere è terribile perché mette a nudo che si è di fronte a un tempo vuoto. Un tempo no, perché la galera si riempiva di remi, di scavi, di fatiche, quella che racconta Jean Valjean è una galera che non c'è tempo di pensare, bisogna sopravvivere dalla fatica perché si muove sul campo. E qui la fatica è invece un tempo vuoto, è il rovescio della galera, il carcere moderno, che è un tempo totalmente vuoto e che la cui normalità deve restare vuoto. Qualunque cosa succeda nel tempo che deve restare vuoto è disturbo, è anomalia. E questo è una tortura di tipo diverso da quella della fatica della miniera a cui il galeotto con le catene era costretto. E però è una tortura altrettanto forte, no? Quella di essere completamente nudi di fronte al tempo, che di solito è riempito da un sacco di cose. E volevo dire che questa galera purtroppo a suo modo uccide. Molti dei miei compagni non sono qui, perché sono morti prematuramente. C'è il carcere di uccisi. Io sono sopravvissuto per miracolo, molte malattie. Quindi tutti eravamo molto spavaldi in quella situazione, però poi dopo molti dei miei compagni se ne sono andati anzitempo. Vabbè, scusate. Non c'entra niente, cioè c'entra, ma non volevo dire questo. Allora, il tempo vuoto, ecco, questo è il punto da cui la mia riflessione concreta è partita. Cioè il tempo vuoto è un tempo che non è misurabile dall'esterno. Il tempo del carcere non ha una misura che si possa percepire. E io, scherzando, dico da tempo che come per gli architetti, per gli urbanisti, per gli industriali, mi ricordo Camillo Olivetti che ha mandato per un anno il figlio Adriano a fare l'operaio, e noi regolarmente mandiamo quei tirocini obbligatoriamente i nostri studenti nei cantieri oppure negli studi professionali, negli studi nei comuni, cioè a vedere di persona, a capire cos'è il mondo in cui si sta. Non mi risulta che legislatori, avvocati, giudici, cioè coloro che stabiliscono le pene o le applicano, abbiano tirocini analoghi. Cioè io penso che un giudice che dice 3 anni, 5 anni, 10 anni, non sa cosa dice. Perché non è un tempo che lui può misurare con il suo tempo di vita, non lo può fare. Perché il tempo è un'altra cosa, perché si deforma, perché bisogna averlo vissuto, provato, sentito dentro. E quindi mi ha sempre incuriosito perché non ci sia un tirocinio obbligatorio di 3, 4, 5 mesi è sufficiente, per tutti gli avvocati, i giudici, i legislatori che fanno le leggi sulle pene, eccetera. Dovrebbe essere così, ma lo dico in tutti i convegni dove vado, ma non mi sembra di essere. No,
quindi riparto dal concetto del tempo vuoto. Ecco, sembra che Alberto abbia colto, ha interpretato, però mi riconosco in gran parte in quell'interpretazione in cui l'idea di libertà è anche quel che diceva Enzo, l'allontanamento e non la distruzione della barriera, cioè tutta questa tematica allude a un tema che giustamente poi Enzo ne vedeva in essi col discorso sul luogo, sullo sviluppo locale, sull'autonomia delle comunità, sulla capacità di costruzione di autodeterminazione della vita. E in questo forse è vero che questo discorso nato dal carcere, poi io l'ho continuato a sviluppare in qualche modo, forse non è nemmeno nato nel carcere, cioè avevo già in mente, lo stavo già praticando fuori. Cioè, in fondo il discorso, forse l'ha detto Piero, è sempre lo stesso, sto scrivendo la stessa frase, sempre lo stesso libro, ma forse è giusto perché è avere una monomania nella vita, no? Perché forse si approfondisce meglio, si riesce a scavare, un punto di vista è utile per approfondire, vivere anche teoricamente cose sensate. Forse è vero, sto scrivendo sempre lo stesso libro, allora già da prima del carcere, poi il carcere mi ha aiutato a capire in un vuoto totale cosa voleva dire autodeterminazione della vita rispetto al fatto che il carcere tende a spegnerla e uno tende assolutamente a spegnersi, a dormire o a suicidarsi o a sbattere la testa contro il muro, a tagliarsi. Qui faccio tanti esempi di come si reagisce a questa cosa, tutti di esteriorizzazione del problema. Io ho cercato di sviluppare invece questo tentativo di restituire a me e alla comunità con cui vivevo di quello che chiamo tempo proprio, contrapposto al tempo nemico, io uso questa semplificazione. Il tempo nemico è quello che viene definito nel carcere come nullo, cioè come che deve essere inesistente, e fuori invece il tempo della funzione, quello a cui sono costretto dal lavoro salariato, da qualunque altra cosa, cioè a cui sono. Dice, il carcere è speculare, il negativo della metropoli, insomma io leggo così, ecco, allora questo tempo vuoto è un tempo quarto, insomma deve essere vuoto, e la ribellione non è sbattersi la testa contro, ma è stato per me cominciare a riempirlo di autonomia, di relazioni, di pensieri, di sguardi, di costruzione di scenari, di teatri interni della nostra comunità. Io non faccio un discorso molto solitario, da solo ci sono stato poco in cella singola. Ho vissuto in un collettivo, non ho mai vissuto, sia che fosse con i detenuti politici, sia che fosse dopo le Bibbie insieme ai detenuti comuni, alle borgate romane. Io ho imparato a conoscere bene Roma in carcere, in sostanza, prima mi conoscevo da turista, dopo anche, e invece lì l'ho conosciuta abbastanza bene perché sì, è una fotografia vivente delle borgate. Il detenuto comune, non le grandi bande della Camorra o dell'Andrangheta, ma delle bande di ladri romani, cioè, hanno ognuno la sua cella, addirittura il letto, e tornano, vanno, vengono con tre piotte, mettono la pratica sotto il fuoco caso, non la fa mai andare definitiva. Quindi c'è questo rapporto tra raggio e quartiere, che è straordinario, cioè proprio un mondo rovesciato della vita. Vabbè, allora, quindi diciamo questa ricerca è stata per me la costruzione di questa ribellione al tempo vuoto come costruzione di processi di libertà individuale e collettiva. Non riesco a distinguere nel mio percorso, c'è un capitolo sul movimento di Bibbia che parla proprio di questa esplosione, di quando si fanno le assemblee all'aria, di quando si comincia il rapporto di comunicazione con l'esterno, prima era tutto avveniva attraverso le cosiddette fibbie, cioè bigliettini di morte che arrivavano da altri carceri, decisioni prese in modo molto clandestino, eccetera. Questi momenti in cui questa comunità riesce a autodeterminandosi, a rompere la barriera anche con l'esterno, sono cresciuti immensamente in quegli anni, in quei giorni,
i rapporti col Parlamento, con gli intellettuali, con i giornali, cioè si è creata una vera rottura perché la comunità ha cominciato ad esistere, a esprimere una propria esistenza autonoma dal compito che aveva, cioè stare zitta, immobile in un tempo vuoto. E quindi questo percorso credo che sia un percorso importante anche dentro il discorso che molti fanno da allora, ma oggi sta continuando, sulle forme di abolizione del carcere, che è una tematica. Io sono tenuto un convegno a novembre a Firenze promosso dall'associazione No Prison, che è un'associazione promossa da un giudice Massimo Paralini, che con Mosconi e altri, Emilio Santoro, altri docenti, studiosi, eccetera, ha fatto questi ragionamenti, no? Ha portato avanti questo discorso, è a 250 anni dopo Beccaria, questo convegno, e si diceva il fallimento di questa carcere come nella sua presunta funzione di rieducazione, di ricollocazione sociale del detenuto, eccetera, eccetera. In tutto questo convegno, compresi i giudici di sorveglianza, hanno messo in evidenza come queste presunte funzioni siano assolutamente minoritarie ancora oggi, e prevalga l'atteggiamento del produrre sofferenza, del produrre punizione, no? Del produrre pena, e che siano assolutamente minoritari tutti i tentativi invece di andare nella direzione della dissoluzione della barriera attraverso il processo del reinserimento, della rieducazione, del valore riparatore dell'applicazione della giustizia, eccetera, tutti questi concetti. Quindi, tornando alla mia piccola esperienza, volevo proprio sottolineare che tutto questo percorso di autoanalisi, giustamente come diceva Piero, dal primo al terzo, alla terza parte, è tutto un percorso di riconquista interiore di quella felicità di cui leggeva nella frase di Rosa Luxemburg, che mi ha molto colpito, ma perché bisogna partire di lì per riuscire a riconquistare libertà in una situazione coatta, che è il carcere, ma anche il lavoro, tante altre cose. A me colpisce molto quando attualmente, in questi nostri anni della crisi, si dice agli ex lavoratori del ciclo finito, torneremo come prima, vi daremo di nuovo, cioè lavoriamo per tornare come prima. Io non credo che si tornerà più come prima, e penso che in questo tempo vuoto della cassa integrazione, dei milioni di persone che stanno vivendo un'esperienza di tempo vuoto, di tempo che non è più coatto dal lavoro e che è un po' angoscioso proprio perché diventa vuoto, la famiglia non riconosce più, c'è più i problemi sociali, però che lì dentro stia succedendo qualcosa, che noi non capiamo ancora, che non analizziamo bene, perché sta fermentando, e proprio da questi momenti di cambiamento di se stessi di fronte a una situazione che muta, in cui non si prevedeva, che si è soli con se stessi, dice adesso cosa faccio, come passo le ore, e forse nascono un sacco di idee anche sul lavoro, sulla socialità, e noi ci lavoriamo nei quartieri, nelle campagne che si stanno riempendo, si torna in montagna, si ricostruiscono le relazioni con i luoghi, stanno avvenendo molte cose che forse avvengono proprio perché si riparte da questo vuoto, da questo esaurimento di una funzione che era data per sempre, che invece di colpo non c'è più, magari il lavoro salariato di una famiglia che lavorano tutte e due in fabbrica e che vengono espulsi, e che si ritrovano a dover reinventare la vita, reinventare il reddito, le relazioni sociali, affettive, e forse da questa tutta questa, e questo non si, diciamo, nel nostro sistema politico non è guardato, perché loro dicono sempre si torna come prima, e quindi un disoccupato è un disoccupato, un disgraziato, un
poveraccio che dovrà tornare occupato, punto. Quindi non c'è questa attenzione. Ecco, io quando Sergio Bianchi mi ha riproposto di ristampare questo libro e l'ho riletto, ho pensato a questo parallelo all'oggi, cioè come tutta questa ricerca che avveniva allora su questa ricostruzione del tempo vuoto attraverso una creatività, una propria autodeterminazione, poteva avere un parallelo un po' azzardato che faccio con i milioni di persone che oggi vivono in un tempo vuoto da funzioni e dove forse qualcosa succede, qualcosa noi lo troviamo, lo cerchiamo, ma non è così facile perché siamo sommersi invece da un'ideologia della funzione, del lavoro, della ricostruzione dell'assenza di vita dai luoghi, no? Cioè tutti cercano di ricostruirci dei luoghi senza luogo, dove siamo di nuovo solo funzione. Ecco, credo che io volevo ancora dire che oggi anche nel carcere ci sono segni di questo passaggio che non ho tempo di sviluppare, ovviamente perché si buttano fuori fra poco, ma magari qualcuno vuole dire qualcosa, spero. Che volevo solo dire una cosa, che secondo me anche questo discorso della ridare al carcere questa, alla vita nel carcere, a questo orizzonte dell'abolizione del carcere, no prison, sta avvenendo in alcune esperienze che secondo me vanno oltre il tenere occupati i carcerati, con la saletta musica, con la bibliotechina, con l'attività sportiva, cioè, ma va bene, per carità, c'è pieno di associazioni di volontariato che hanno un po' aperto il carcere alla società. E questo è molto positivo perché crea questa osmosi, non c'è più la barriera tende continuamente a dissolversi appunto attraverso questa comunicazione tra carcere e società locale e associazionismo sostanzialmente, comuni, associazioni di volontariato, terzo settore, eccetera. Però ci sono esperienze che mi stanno stimolando anche nelle cose che faccio, a vedere il carcere in un altro modo, cioè per esempio Volterra. Volterra è un carcere dove da anni un regista, Armando Punzo, che ha costruito un collettivo di teatrali di carcerati molto interessante, molto importante, con un teatro stabile direi quasi dentro il carcere. La cosa interessante però non è solo che questo teatro della fortezza di Volterra ha un festival a luglio, non è solo che i carcerati stanno un po' meglio perché recitano, così si distraggono, stanno costruendo una loro originale forma di contributo culturale alla città, nel senso che intorno a questa attività ci sono eventi culturali, artistici, comunicativi, prodotti dai carcerati per la città, cioè si è rovesciato il rapporto, il carcere produce socialità e cultura per la città. Ma questo è un fatto straordinario, poi con la dissoluzione, cioè quel tempo vuoto non è più un tempo di attesa ma un tempo di comunicazione di valori. Ci sono altre esperienze nel recente passato interessantissime, per esempio la Gorgona, vabbè adesso non posso farla lunga, ma insomma ci sono esperienze a Pianosa, ci sono esperienze interessanti dove il carcere non è stato soltanto, non è diventato soltanto appunto occupazione del tempo, ma produzione di un'agricoltura ecologica, di mezzi di comunicazione, di studi, di ricerche sulle cultivar tradizionali portate poi in terraferma dall'isola, cioè in cui il carcere è diventato un qualcosa di riterritorializzato, cioè rilazionato alla città. Noi abbiamo vissuto in un processo di totale deterritorializzazione nel nostro periodo. Ricordo che
partire dagli anni 70 c'erano le carceri speciali, quel che io chiamo circuito dei Camosci, Asinara, Trani, Parmi, Favignana, Fossombrone, Termini Imerese, che erano tutti misti nel deserto, cioè erano slegati da qualunque rapporto col territorio. I parenti per arrivarci facevano giorni e giorni di viaggio, e i detenuti vivevano in una specie di capsula spaziale, sia che avessero l'isolamento come noi politici o che avessero meno isolamento, ma insomma era una situazione totalmente deterritorializzata. Cioè tutto quel rapporto che c'era a San Vittore, a Regina Celi, alla sera senti vociare tra la città, il carcere, la comunicazione, tutti che chiacchierano, interrotto, distrutto completamente. Bene, abbiamo poi esperienze successive dove invece questa relazione attiva diventa di nuovo importante, diventa di nuovo. Allora lì possiamo parlare non solo di reinserimento sociale, ma questo tempo vuoto che produce innovazione. Sembra folle, no, che dal carcere venga un'innovazione a quelli di fuori, ma invece. Allora io mi è venuto in mente, siccome mi sto occupando di un parco agricolo in riva sinistra dell'Arno, tra l'Università di Firenze, tra i comuni, eccetera, eccetera, e stiamo lavorando a costruire questa nuova relazione tra città, campagna, fiume, sempre al solito libro della ricerca del rapporto con i luoghi, della comunità locale, della costruzione di solidarietà, di reti, eccetera, contro la deterritorializzazione globale. E allora l'esempio di Gorgona mi è piaciuto, cioè il carcere come villaggio ecologico che produce eccellenze nei campi dell'alimentazione, vino, olio, recupero dei terrazzi, pietra, degli edifici, laboratori biologici, acquacultura, raccolta differenziata, produzione energetica, cioè è un carcere che produce innovazione per il territorio. Allora mi è venuto in mente, dico, ma allora, siccome stiamo aprendo un processo partecipativo per produrre questo contratto di fiume Arno insieme agli abitanti, agli agricoltori, stiamo proponendo, e l'ho già proposto al giudice di sorveglianza di Sollicciano, alla Fondazione Michelucci che si occupa di questi problemi, eccetera, a Firenze, di fare degli esperimenti di orticoltura dentro il carcere, di attività innovative, artigiane, di recupero delle acque, eccetera, eccetera, per fare degli esperimenti pilota in cui il carcere diventa uno degli elementi motori di un progetto territoriale. E questo forse l'ho imparato allora come proposta, e poi ci sono degli esempi che mi... E allora abbiamo già trovato rapporti con la cooperativa di Legnaia, con le serre, gli orti, i giardini, le sperimentazioni di cultivar, l'agricoltura sociale, eccetera, eccetera. E quindi se ci riusciamo, questo potrebbe essere un esempio in cui questo ragionamento sul tempo vuoto che si rovescia in tempo di innovazione e che è una metafora di quello che potrebbe succedere nel tempo della disoccupazione di grandi masse nel nostro territorio, che poi hanno cominciato a tornare verso la montagna, e quindi potrebbe essere un esempio di questo tipo. E quindi in questo senso devo dire che ringrazio molto De Riva Prodi che mi ha costretto a rileggere questo libro e a capire delle cose che forse non avevo, a riavvicinarmi a questo problema tenendo conto di quello che diceva Enzo Scandura, a cui io pensavo poco, cioè che a questo rapporto interno-esterno che lui ha messo in evidenza e che io allora magari di cui avevo poca percezione in quella fase, e che però poi invece ha caratterizzato, sono dei cicli che tornano nella mente, nel lavoro, nell'attività, nella cultura. Bene, vi ringrazio molto e soprattutto anche per l'emozione che mi avete dato di essere tutti qui in questa serata. Grazie.